Salvatore Bianco, uno dei candidati alla presidenza della Federciclismo di Rocco, ha sbaragliato tutti gli avversari, ha vinto al primo turno. Come si esce da questa assemblea di Levico Terme? Ah, io ritengo che si esce più appiattiti rispetto al passato, perché governare sempre con la stessa persona significa rivedersi sempre gli stessi programmi, gli stessi progetti, e quindi non avere una innovazione non solo generazionale, non parlo di me naturalmente, ma di quei giovani che sono candidati, tipo Santi, tipo Marchigiano, tipo D'Alto, e che quindi avrebbero potuto dare una linfa diversa, una diversa motivazione al civismo italiano di costruire qualcosa di più essenziale, di più costruttivo, ma soprattutto pianificando i rapporti negativi che esistano fra comitati e comitati. Quindi i comitati sono lacerati dalla politica di Rocco, che ha cercato di sbrandellare qualsiasi movimento in regione per ottenere il successo. Poi è chiaro che per lui è stato facile vincere, perché quando un presidente di un comitato di una federazione ciclistica promette, qualcuno ci crede. Io e gli altri non abbiamo potuto promettere niente, perché non avevamo niente da promettere. D'altronde, quando cinque candidati non riescono a prevalere sul sesto candidato, vuol dire che questo è più bravo, oppure riesce ad avere maggiore percezione di inserimento tra i federati. Due sono i temi che sembrano emergere in questo post voto: la Lombardia, che non ha appoggiato i suoi candidati, e soprattutto, per quanto può interessare un candidato, l'unico meridionale come lei, il Sud, che ha votato in massa per Di Rocco. Il sistema dei delegati mostra la corda, ma ormai il Sud, per la verità, non ha mai votato il candidato del Sud, anche quando io ero accreditato di 2200 voti. Io non ho preso un voto dalla Campania, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Sardegna, e mi mancavano solamente 5 delegati. Oggi la mia era una candidatura di protesta per quello che aveva determinato Di Rocco con i suoi atteggiamenti di padrone della federazione e non di presidente, ragione per cui non aspiravo a diventare presidente, ma speravo che insieme agli altri fossimo stati in grado di poter levare davanti un candidato che ha delle capacità pragmatiche e tutto quello che vuoi, di conoscenza della struttura federale a livello burocratico, ma gli manca quel minimo di rappresentatività politica, di buon senso, di padre di famiglia per gestire la federazione, perché a lui mancano questi valori. Come si profilano i prossimi 4 anni con Di Rocco? Lei, quale sarà il suo impegno? Continuerà, si farà da parte? Il mio impegno sarà quello di tentare di portare avanti il civismo pugliese, che adesso si trova in una situazione di disagio tale che, dopo il commissariamento, nel quale tutti conoscono la realtà, per riprendersi ci vorrà veramente tanti anni e tanta buona volontà, cosa che al momento non ritengo sia possibile, perché tutti coloro che hanno in mano il Comitato Regionale Pugliese vivono di luce riflessa per il sostegno che hanno avuto da Di Rocco, ma che nel momento in cui Di Rocco è diventato presidente della Federazione Ciclistica li dimenticherà, andranno nel dimenticatoio, e quindi per loro sarà una notte profonda. Grazie a Salvatore Bianco. Grazie a te.